A lanciare le accuse era stato Giampaolo Lambiase, consigliere comunale di Salerno di Tutti, che, dati alla mano, aveva paragonato la realtà cittadina a Modena, dimostrando come il centro emiliano, pur essendo più popoloso e con una superficie maggiore, avesse un costo dei rifiuti di molto inferiore a Salerno. Per l'assessore ai tributi della Greca le situazioni non sono comparabili, sia per motivazioni economiche, sia perché l'evasione a Salerno è molto più alta che a Modena. Il costo di Modena dalla delibera dell'Atari del 2000 sono 37 milioni di euro che vengono recuperate dall'Atari. Come dice la legge? Come dice la legge, quindi c'è la deliberazione che ho scaricato dove la parte da finanziare con l'Atari 2018 è giusto 37 milioni. La parte che noi abbiamo stabilito di finanziare con Dare è 41 milioni di euro. Questi sono i dati, chiamiamoli, di costi da coprire con le tariffe. Poi la distribuzione poi ovviamente è diversificata, ma il dato di partenza è questo. Noi comunque dobbiamo raggiungere i 40 milioni di euro complessivamente. E quindi è ovvio che dovrà essere ripartita in parte sulle utenze domestiche e in parte sulle utenze non domestiche. Noi sulle utenze domestiche abbiamo un costo abbastanza elevato, quindi un costo minore per le utenze non domestiche, e quindi questo crea anche uno squilibrio.